A causa dell'emergenza in Italia ho dovuto ridurre le pubblicazioni sul canale. Mi sto attrezzando per fronteggiare il particolare momento che stiamo vivendo, per offrirvi il solito servizio con video di alta qualità e intrattenimento. Spero di regalarvi un momento di spensieratezza, come sempre. Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Ringrazio vivamente Olicow per la key. Trovate il link di Steam in descrizione. Oggi proveremo Mystic Pillars. Andiamo a dare un'occhiata alle impostazioni e come possiamo vedere abbiamo tutte le lingue. Perfetto, giocheremo in italiano e iniziamo subito con Start. Sahasa mattu kautukagalannu arasutta vishwa paryatane maduttiruva payanigaru neevu. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆಯ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳವೊಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಕಂಬಗಳ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳ ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ನೀವು ಆ ಕಂಬಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. Ok, tocca sul pilastro per selezionarlo. Tocca fuori per deselezionarlo. Ok, tocca sul pilastro per selezionarlo. Toccheremo l'1, ok, play. Tocca di nuovo sopra per spostare la gemma. Tocca sul pilastro per selezionarlo. Tocchiamo di nuovo per spostare una gemma. Due gemme spostate a causa della distanza fra i due pilastri. Quindi se io tocco questo e poi tocco questo, sposta due gemme. Perfetto. Ben fatto! Ok, i pilastri cadono a terra con un forte tonfo e noti qualcosa brillare fra le loro rovine. Trovi un misterioso libro alla base di uno dei due pilastri distrutti. La copertina è decorata con dei segni dei pilastri con un volto di donna inciso, avvolto da una cornice di magia ed acqua. Ok, diciamo che è veramente uno story base e ci sono anche dei puzzle. Basato proprio il gameplay, è proprio puzzle, puzzle, puzzle. Bene, iniziamo! Oh, questa è la nostra mappa. Perfetto. Villaggio sapete, ok. Partiamo dall'1. Raggiungi i pilastri, presto o sapete, e lì osservi a lungo. Ok, vediamo chi incontriamo adesso. Oh, abbiamo incontrato uno spirito. Che stava dormendo. Ok, perfetto. Hey, hey. Oh. Ok, controlla il nostro libro e il nostro libro si chiama Pariara. Infatti, cos'è? Questo libro contiene tutte le informazioni necessarie a rompere la magia che protegge i pilastri. Chiaramente non dà indicazioni sul metodo da usare per farlo. Ecco dove va ad applicarsi il tuo intelletto. Bene, andiamo ai primi pilastri.
Quindi dobbiamo... Ah, ok, perfetto. In alto a destra abbiamo lo schema. Dobbiamo fare 1, 1, 1. Quindi possiamo fare così e spostarlo qua. Quindi abbiamo completato il set. Adesso è facile. Passiamo al pilastro 2. Stessa composizione, 1, 1, 1. Quindi possiamo fare questo qui. E il primo, dato che ci sono due posizioni... Ah, ok. Perché nessuna gemma d'amore? Ah, ok. Abbiamo finito le mosse, avevamo troppe mosse. Ok, no. Lo rifacciamo, ricomincia. Allora. Qui, esatto. E poi da qui a qua. Perfetto. Fatto, easy. Livello 3. Ecco, già qua si complica un po' più la situazione. Dobbiamo lasciare due gemme qui e negli altri tre pilastri portare una gemma. E abbiamo tre mosse. Quindi, allora, 1 e 2. Oppure 1 e 2. Potremmo fare così. 1 e 2. Una gemma la mettiamo qua. Qui rimangono due e da questa la portiamo qua. Great! Pilastri numero 4. Ok, 02001. Quindi, allora, qui ce ne vanno due. Allora, vediamo un attimo. 1, 2, 1, 2, 3. Se noi li spostiamo tutti qua, poi li prendiamo, li spostiamo qui e questo va qua. Grande! Livello 5. Allora, 5, 1, 0. Allora, qua ne... Ah, questo già incomincia a essere più complicato. Allora. Ok. Ah, io ho sbagliato. Perché qua c'è un valore 0. Ok, rifacciamo. Allora, 5-1-0. Quindi questo deve essere spostato per forza. Però questo lo spostiamo di qua. E ne abbiamo due. E li riportiamo qua. Questo qui. No, non va bene. Ok, 5-1-0, signori. 5-1-0. Legis on Fed Rimba Plur. Allora. Se ne spostiamo, siamo 4. Questo deve essere a 0. Se noi ne spostiamo tutti, non ce la facciamo. Dobbiamo fare per forza così. 1, 2 e questi due qua, qua. Ed arriviamo al primo bivio. 6 o 7? 6. Perfetto, allora vediamo un attimo. La composizione è 0, 1, 1, 1, 1. Quindi in tutti ce ne vanno 0. Andiamo qui. Ne abbiamo 2. Questo lo portiamo di qua. No, sbagliatissimo, rifacciamo. Questi li portiamo qua. E abbiamo 3. Questo viene spostato qua. Abbiamo due mosse. Una qui e una qua. Fino adesso sembrano facilissimi. Ma sicuramente dopo saranno più difficili. Gli effetti dei pilastri che cadono è devastante. Dovrei abbassare un pochettino l'audio. Ok, allora, 5-0-0-0. 1, 3 e 2. Grande! Pensavo questo fosse troppo facile per te, mi sbagliavo. Cioè? Ma qui c'è un punto interrogativo?
Ah, ci spiega tutta la storia del villaggio. Perfetto. Livello 8. Ok, allora 2-2-2-2. 1, 2. Questo era abbastanza semplice. Veramente, veramente facile questo qua. Ok. Livello 9. Già qua incomincia a essere un po' complicato. Allora, questi qua devono essere a 0. Questo deve averne 3. Questo 3 e questo, tutti questi 0. Quindi praticamente i 3 laterali. Ok, vediamo un attimo allora. Allora. Già, non va bene. Già, questo qui va bene e lo facciamo diventare 3. Ma questo non va bene qua. Quante mosse ne ho? Allora, 1, 2, 3, non ce la facciamo. E faccio così. Ah, attenzione, forse sì. No, dannazione. Devo spostarlo qua, forse. Vediamo. Allora, qui a 3. E ci siamo. Questo diventa 1. No, non va bene. Ok. 3. Questo è sempre 1. Non va bene. 3. Peccato. Poteva essere una soluzione. Allora, questi vanno qui. Questi vanno qui, ma è sempre 1. Devo spostarli qua, però qua non riesco a spostarli. Perché diventano 2, dovrei farla 1 a 1. Devo trovare una posizione da 3. 1. 2. Ok. Manca quello. Allora, partiamo dal presupposto che questo rimane qua. Questi li sposto qua. Questi due li metto qua. No. No, 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 no. Mi serve uno spazio di 2. Esatto. Allora, vediamo un attimo. Uno e due. Questi vanno qua. C'ho due mosse. Questo. Questo lo spostiamo qua. Eh no, non va bene. Ok, allora. E questo l'abbiamo completato. Questo lo spostiamo qua e poi da qua a qua. Per poco. È difficile questo. Ok, allora fammi pensare. Non va bene così. Uno. Ok, fatto. Era un po' più semplice di quello che pensavo. Ah, è finito le mosse. 3 e 3. Ah no, era qua sotto, sbagliato. Era questo qua sotto. Ok, 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 ok. Ecco, l'inghippo, avevo sbagliato totalmente. Ok, pensavo fosse questo qua nell'angolo. Quindi diventa ancora più... Esatto, infatti. Diventa ancora più tricky la cosa. Allora. Due mosse. Uno. Ce la facciamo qua? Sì! Grande! Livello 10. Allora.
2-2-2-2-2. Da qua a qua arriva a 3. Da qui a qui è 1 e da qui a qui è 1. Ok, quindi non va bene. 2. Che non va assolutamente bene. Allora, uno lo porto qua, uno lo porto qua. Questo diventa 6, questo sempre 3 mosse, ok. Quindi fa 1, 2, 3. Quindi, allora. 2. No, non va assolutamente bene, perché facendo così, infatti. Ok, allora, vediamo un attimo. 2 di qua, e c'ho 4 mosse. E uno lo devo portare di qua. Quindi, di qua ci deve andare per forza. 1. 2, qui ne sposti 2, qui ne sposti 4 e 2 di qua, 2, 2, grande! Perfetto, credo che per oggi basti, abbiamo visto questo gioco che è un puzzle game, spero vi siate divertiti. Spero abbiate passato un po' di tempo con me in relax e vi siate divertiti, dimenticando un pochettino quello che sta succedendo in Italia. State attenti e vi raccomando, come sempre, siete mitici. Bye bye!